Buonasera, oggi per la rubrica Parole sociali in dialoghi territoriali intervistiamo Marina Comparato, interprete del ruolo di Charlotte nelle Werther, che andrà comunque in scena dal 26 maggio al 1 giugno. Ci parli un po' di lei e appunto della, diciamo, di questa interpretazione che andrà in scena dal 26 maggio. Buonasera intanto, io sono approdata a questa produzione un po' improvvisamente perché sono stata chiamata all'ultimo momento per una sostituzione e sarà il mio debutto nel ruolo che non ho finora mai interpretato, ma ho studiato da circa 2 anni perché è uno dei ruoli forse più importanti per la carriera di un mezzo soprano quale io sono, e sono arrivata a questo ruolo anche attraverso una strada, diciamo un percorso un po' diverso rispetto ad altre cantanti che fanno Charlotte, perché io provengo da un repertorio piuttosto diverso, nel senso che ho frequentato molto le opere di Mozart prima, le opere di Rossini, e solo negli ultimi anni mi sono avvicinata alla musica francese, alla musica più lirica. Ho interpretato il ruolo di Carmen alla Fenice un mese fa. E quindi è arrivato adesso quest'altro personaggio, che è il personaggio di Charlotte, è una donna, una ragazza tormentata dal dovere verso la famiglia, verso il padre, verso i giuramenti fatti alla madre in punto di morte, e da un lato, e dall'altro invece l'amore e l'attrazione che prova per Werther, che porteranno poi alla tragedia nell'opera. Prossimi progetti? Comunque ci sono in programma altre interpretazioni? Dovrei essere quest'estate di nuovo Carmen al Teatro Greco di Siracusa, e poi in estate sarò a Madrid per un ritorno a un'opera mozartiana che amo molto, che è il Lucio Silla di Mozart, e poi sarò a Pisa in ottobre per un'opera di Donizetti, e poi vediamo. Secondo lei il riscontro dell'opera lirica nella popolazione qual è? Nella popolazione italiana o in generale? Sì. Italiana anche ma, in generale, se purtroppo, secondo me, il riscontro è sempre minore, perché siamo, diciamo, i giovani soprattutto sono sempre meno abituati all'ascolto dell'opera lirica o comunque della musica classica. Chiaramente certi teatri in certe città, come anche il Massimo ad esempio, cercano di portare gli studenti delle scuole a sentire le prove, a sentire le prove generali, quindi a conoscere in qualche modo questo mondo, a sensibilizzarli, perché in effetti non è solo gli studenti che studiano al conservatorio, ma occorre formare il pubblico, e il pubblico si può formare solamente a partire dalle scuole. Bene, grazie. Prego.